Buongiorno a tutti quanti. Oggi una bella novità che andiamo a provare insieme. Quindi il nuovo Essence, spero si chiami così, di IB, di Andrea Bianchi, chemibit.it. Allora, vi lascerò sempre il sito nella descrizione, potete andare a vedere. Allora, profumazione ispirata a nero di Acampora. Ok, allora subito l'avevo un attimino scambiato per un similare di Black Afghan. Ok, invece adesso sentendolo un pochettino meglio, che si è riposato lì, adesso andremo a provarlo anche in rasatura. Allora c'è una nota, molto probabilmente, adesso andiamo a vedere in rasatura meglio, ma secondo me c'è una nota che accomuna il fondo di Najiran, soprattutto più il sapone, perché l'ater è stato abbastanza modificato, però io ci sento una nota, non so se è un'ambra, non so che cosa sia, però c'è una nota che sento in Black Afghano, sento nel fondo di Najiran e sento qui. Però tutte e tre le profumazioni secondo me virano dopo in altro posto, ok? Quindi quello che me le fa accomunare è sta nota, secondo me abbastanza caratteristica, che sento su tutti e tre. Ma questa è diversa comunque. Ma adesso andiamo a provare insieme. Un'altra novità arrivo. Se no il video dura 3 giorni. Un'altra novità è che è stato cambiato non tanto gli ingredienti di per sé, ma il tipo di saponificazione su tutte le nuove uscite di Andrea del 2023, che io avevo già provato qualcosa, però adesso lo proviamo insieme, vediamo se è veramente così. Dovrebbe agevolare di più il montaggio, renderlo più facile, diciamo. Però adesso andiamo a provarlo. Dopo, la consistenza del sapone può variare molto anche dal tipo di profumazione, quindi ci sono delle profumazioni, quelle che avete già provato saranno un po' più solidi. Ad esempio, in questo caso è molto morbida, molto molto morbida, ma proprio il tipo di profumazione anche che va ad allentare il sapone. Però adesso lo proviamo e dopo valutiamo. Per metterlo un po' in difficoltà, Semog Tasso Maiale. Come rasoio, oggi, dopo tanto tempo, proviamo il Rex Envoy. Allora, il rasoio, io l'ho provato quando non avevo ancora proprio l'esperienza, almeno basilare, per poter capire un rasoio così. Quindi lo andiamo a riprovare oggi con un pochettino di esperienza in più e vediamo dove andiamo a parare. Ho preso un ditino di sapone e messo nella ciotolona che uscirà a poco per il gruppo. Ho fatto fare 3 colorazioni. Una costerà leggermente di più, ma è qualcosa di spettacolare, che è simil marmo, è una roba pazzesca. Comunque, quando saranno disponibili, perché purtroppo col discorso anche lì del terremoto che c'è stato in quella zona lì un po' di tempo fa, purtroppo hanno avuto dei fermi, e dopo vedremo, dai. Allora, andiamo in viso direttamente. La mia profumazione è micidiale.
Ragazzi, penso che si veda. Provo un po' a esagerare con l'acqua. Ragazzi, tenuta top. Dopo, se serve, ne andrò ad aggiungere un altro po'. Intanto facciamo la prima passata, che per me è così sufficiente. Allora, il rasoio così è veramente molto dolce, però è un dolce che bisogna vedere nel contropelo dove va a finire. Perché si sente che la lama è lì pronta ad azzannare. Però per il momento sta andando bene. Ha un bel taglio. Mi sembra, vi dico proprio le prime impressioni, così dopo magari cambi idea, però mi sembra quella mezza via tra il 316 e Rock. Perché Rock non ti fa quasi praticamente sentire la lama e appena sbagli un po' comunque. Con la pressione io non, ho sempre fatto un po' di fatica. 316 dà tanto feedback, cioè si sente tanto la lama, e a me diciamo che la cosa aiuta molto anche per il mio tipo di rasatura, perché come vi ho sempre detto molte volte, purtroppo io in contropelo devo per forza un po' spingere per arrivare, anche se ho R41 con qualsiasi rasoio. Quindi cosa succede? Che se il rasoio è molto efficace, ma non mi fa sentire le lame in nessun modo, quando vado a spingere in certi punti non sento cosa sta succedendo e purtroppo può finire che scappa red point. Invece certi rasoi che mi danno un certo feedback, ma che comunque hanno la giusta geometria, mi permettono sia di sentire cosa mi succede, ma allo stesso tempo, quando io vado a fare quella leggera pressione in più, sento tutto in viso, quindi magari anche con un po' di efficacia in più o pari efficacia, ma riesco a sentire quello che mi succede in viso. Allora, io vi dico, per me la tenuta del sapone è maggiore. Adesso qua non c'ho tantissimo sapone, però come vedete appena voi ripassate si ricrea il montaggio. Vado ad aggiungere anche un po' d'acqua, vediamo.
Ho proprio provato questo pennello perché comunque tende a smangiucchiare parecchio sapone e fa anche un po' effetto metti togli. Per me più che soddisfacente. Ok, andiamo. È un rasoio che vediamo il contropelo. Perché per il mio tipo di barba, qual è il problema di sto rasoio? Che se io, allora, adesso vi spiego, perché piano piano sto ricordando, sto anche capendo qual è il mio problema con questo rasoio qua. Ed è un problema che magari c'ho io, ma la maggior parte di voi non è detto che ce l'abbia. Allora, adesso vi spiego. Infatti sto già vedendo qualche ricordino in giro. Qual è il problema? Prendo un altro pelino di sapone e dopo vi spiego. Appena appena perché ne ho preso un pochino. Ok, poco, tanto per fare un po' di ritocchini. Allora, questo rasoio qua è fantastico. Se non devi spingere. Cioè, nel pelo, nell'obliquo, è un rasoio secondo me fantastico. Ok? Quando andate in contropelo, o soprattutto io che ho un pelo che cresce molto obliquo, non so se è la geometria, il tipo di esposizione, sicuramente il tipo di geometria da rasoio. Da rasoio che non si sente con un taglio chirurgico e preciso, quando arrivo nel contropelo, appena trovo qualche pelazzo in più, un pochettino rabbioso, cosa succede? Che praticamente sento proprio che il rasoio quasi arranca, cioè tende a far fatica a tagliare il pelo, a saltarlo quasi. E lì è quando ti tranci. Quindi, se uno non ha, secondo il mio parere, un pelo molto aderente al viso, si innamora di questo rasoio, intanto perché è fatto benissimo. Però
perché ha un taglio dolce ma nello stesso tempo emozionante, perché ti fa sentire lama ma è giusto da dare emozione, e in rasatura è uno spettacolo. Mi piace, ragazzi, sto sapore. Però sono fatti bei passi in avanti, nel senso di, perché in viso è sempre quello, nel senso che forse un pochettino più, risulta anche un po' più lucido, un montaggio un pochettino più corposo, però come sensazioni in viso, di taglio e tutto, non mi sembra che sia cambiato tantissimo. Per me la qualità è quella, però risulta più gudurioso da montare, più facile, non devi stare lì a diventare pazzo, ecco, magari un po' come prima. Il problema è che quando vai a spingere in contropelo, che trova il pelo molto aderente al viso, tende a saltellare. Infatti, nonostante nella maggior parte del viso non ho sentito la rasatura, quando vado ad agire nelle parti dove c'ho il pelo molto aderente al viso, sento proprio che è come se il rasoio cambiasse carattere e diventasse aggressivo. Quindi come la mente, ci ho messo la mia Natchet. Infatti nel verso del pelo e anche nell'obliquo il rasoio già ti porta un ottimo risultato, perché comunque è abbastanza profondo, ma quando vado ad agire nel contropelo è come se il rasoio cambiasse carattere completamente, e quindi purtroppo non fa per me. Secondo me, se uno c'ha un po' di mano e non ha grosse difficoltà di pelo molto aderente al viso, è un rasoio assolutamente da prendere in considerazione, perché è veramente fantastico. Ma chi come me ha un pelo molto aderente, proprio il tipo di geometria lo tende a far saltare il rasoio, nonostante che la Natchet, sapete bene che per me è nella meta assolutamente. Adesso proviamo l'After, che ha una persistenza anche notevole. Mamma mia, veramente c'è legni, spezie. A differenza, io non ho sentito nero di Acampora, però a differenza ad esempio del Black Afghano, a parte questa nota che a me comunque me lo ricorda, potete dire quello che volete, ma a me me lo ricorda questa nota, sarà un'ambra, sarà un accordo di qualcosa, non lo so, ma me lo ricorda. Però questo è più speziato, meno fumoso, e mi manca la parte pungente balsamica, ok? Ad esempio Najiran punta molto sul floreale balsamico, e invece Black Afghano è molto più cupo, scuro, fumoso. Ha questa nota dolce, ambrata, dolce, che ci assomiglia molto, però questo vira più in spezie. Non è una profumazione prettamente invernale, secondo me. Certo, anche assolutamente non da 40 gradi, non da sole, non da giornate caldissime, però la sera c'ha un'eleganza micidiale, secondo me. Veramente molto molto buono. Non ho mai provato nero di Acampora, lo proverò, e sicuramente allora riuscirò anche a
a dare un giudizio un pochettino più inerente alla profumazione, però veramente buono. Mamma mia. Mi piace tanto, tanto, tanto. Per me non si può dire che è un altro mondo da Black Afghan, come secondo me non lo si può dire neanche di Najran. Però tutti e tre virano Najran moltissimo, soprattutto nell'after, moltissimo in apertura, c'è sempre un altro profumo dopo, per me nelle note di fondo c'è sempre un qualcosa che me lo accomuna. Io vi dico, vi ripeto, Black Afghano non è una profumazione che mi ha fatto impazzire. Preferisco Najran di gran lunga e preferisco anche questo nell'altro lato. Questo è più maschile, secondo me. Cioè, Najran è stato fatto per strizzare l'occhio al lato femminile, infatti sono sicuro che a qualsiasi donna piacerebbe quella profumazione lì, se non su di loro, sul proprio uomo o su un uomo. Questa, molto elegante, però più maschia. Più legno, più spezie, più parte ambrata, quindi proprio maschile. Questa è maschile, secondo me. Najran è per strizzare l'occhio all'universo femminile, quindi maschile, ma che piace alle donne. Black Afghano, secondo me, è una profumazione come tutti il Naso Matto, Orto Parisi, quasi tutti, è una profumazione sopra le righe, ok? Quindi una profumazione buona, però magari non per tutti, una profumazione, ad esempio, a me piace, ma un po' stomaca, un po' stufa. Questa è sicuramente più versatile, a mio avviso, più usabile, più forse anche più elegante, più portabile. Najran si discosta perché l'hanno voluta fare, secondo me, molto, che ammicca molto l'universo femminile. Far paragoni, diciamo, è sempre difficile. E perché dico questo? Perché addirittura chi dice che Maremoto è uguale a Megamare? Non sono d'accordo, cioè, ci assomiglia molto, è buono, è fantastico, però io vi assicuro che c'è gente che ha Megamare a casa e quando ha usato Maremoto non gli è piaciuto perché è innamorato di Megamare. Cioè, se tu ti innamori di una profumazione, è gran difficile trovare un qualcosa di ispirato che sia uguale, identico, ok? Quindi quando uno si ispira, prende parte di quella profumazione lì, ma che sia identico in tutte le sfaccettature, è difficile. E se tu ti innamori di quelle sfaccettature di un profumo, già se cambi il batch dello stesso profumo, potresti essere, non essere più contento. Nel senso, a me è successo di sentire due batch, come si dice, quindi due produzioni di Seminalis, ok, di Orto Parisi, una mi ha fatto schifo, l'altra mi è piaciuto tanto. E sì, che è lo stesso produttore, prodotti originali, ma basta che cambino un componente, che il componente non sia più lo stesso di prima, che questo, che quello, e magari ti va a virare su note che a te non piacciono, sei finito. Quindi, se già capita su profumi così particolari, di artistici di nicchia, capita sulle produzioni originali, puoi immaginarti se tu fai un'ispirazione. Quindi, bisogna sempre, secondo me, stare un po' attenti. E allora, fare magari una profumazione che assomiglia a profumi un po' più commerciali, già ci puoi avvicinare di più. Su prodotti così particolari, di nicchie artistici, se vi piace l'originale, usate l'originale, piuttosto prendete un set della Satura, che gli si può abbinare, perché comunque anche Najran, si può dire che non gli si può abbinare a Black Afghano, perché se voi usate Najran e dopo ci mettete l'eau de parfum che vi accompagna nelle note di fondo del set, secondo me ci sta una pacchia, anzi lo andate anche un po' a smorzare. Però se voi amate una profumazione e la volete così com'è, senza interferenze, comprate l'originale. Lasciate stare i set da rasatura, lasciate stare tutto il resto, acquistate l'originale. Se vi piace quel mondo lì e vi piace quella tipologia di profumazione lì, comprate Najran, godetevelo per quello che è. Acquistate, se vi piace quel tipo di profumazione, anche questo, perché vi piacerà da morire. Non facciamo troppi paragoni, ecco, questo vi dico. Adesso questo può essere, no, può essere, ha delle note differenti sia da Black Afghano che da Najran, è un'altra cosa. È ispirato a Nero da Campora, però il mondo per me e le vibes per me sono un pochettino quelle. Dopo uno vira da una parte, uno dall'altra, uno da quest'altra, però le vibes a mio naso
sono quelle. Io ci sento soprattutto questa nota ambrata dolce che a me mi ricorda tutti quanti. Bene ragazzi, vi ho detto la mia. Allora, tutto sommato, grazie anche all'after qua, al prodotto, perché un paio di micro red point così che mi sono scappati, però è un rasoio che per me lì vai a finire ogni volta, quindi non ho neanche spinto da morire, ho un buon BBS ma non è un R41, non è neanche un 316, per arrivare a quel livello lì mi sarei scannato, quindi è così. Il sapone per me rimane il DNA di Andrea, ok, nel sapone, però noto una tenuta maggiore del sapone, un montaggio più facile e anche bello lucido, bello cremoso, quindi sicuramente le doti cosmetiche del prodotto secondo me sono rimaste invariate. È migliorata la facilità, ok, di utilizzo, di tenuta del montaggio. Quindi solo che bene, potrei dire. Non che gli altri per me siano stati un problema, vi ho fatto vedere molte volte, insomma, che non ho problemi ad utilizzarlo, è un po' più macchinoso, è un prodotto per me di nicchia, quindi va usato, ogni prodotto di nicchia va usato come deve essere usato. In questo caso, secondo me, è stato migliorato nell'utilizzo, un pochino più, è più facile, tiene di più, quindi meno triboloso, che è solo che un bene. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video, spero vi sia piaciuto. Bye bye, iscrivetevi.